essendosi risolti alcuni nodi politici, tra cui quello del Natale, abbiamo visto ieri il simpatico autocrate partenopeo dirci che ci permetteva di fare quello che avremmo comunque fatto, perché non è che puoi controllare 60 milioni di italiani perché non ti conviene, e lo sai benissimo. Comunque, il simpatico autocrate partenopeo, attirandosi una raffica di meritate pernacchie su Twitter, ci ha annunciato che ci avrebbe concesso di vedere i nostri cari a Natale, che poi a qualcuno interessa, a qualcuno no, ma è comunque un tema di libertà, che è esattamente quello da cui chi vuole privarvi di rappresentanza vuole in realtà allontanarvi. Quindi questo nodo politico si è sciolto, ci sarà anche la discussione di una mozione in Senato, un atto di indirizzo al governo che è calendarizzata per lunedì. La maggioranza, diciamo, aveva qualche reticenza, insomma, però queste reticenze sono state superate. E questo nodo si è sciolto. Adesso io, naturalmente, da parlamentare di opposizione, dovrei dire grande vittoria della Lega, perché poi naturalmente ognuno tira l'acqua al suo mulino, no? O grande vittoria del centrodestra, se si vuole essere un minimo più, diciamo, smart e mettere in evidenza che tutto sommato noi siamo in tre a tirare da una parte e quelli sono in quattro a tirare da quattro parti diverse. La verità è che più che una vittoria dell'opposizione, questa è una, parlo della campagna di Natale, chiamiamola così, l'offensiva di Natale, è una sconfitta della maggioranza, nel senso che voi sapete che la compagine ministeriale, forse non lo sapete ma ve lo dico io, la compagine ministeriale consta di due persone che, diciamo così, anche mi vengono rappresentate, insomma, i corridoi sussurrano, insomma, che siano proprio, abbiano proprio i tratti dell'ipocondria, insomma, uno dei quali quindi è competente per materia perché è il ministro della salute, quello che cantava vittoria, a parte il fatto che a me dire ministro della salute dà molto fastidio, io direi ministro della sanità, che è una cosa diversa, ma insomma, vabbè, ministro della sanità. Io continuerò a chiamarlo all'antica, se me lo consentite, che era quello che cantava vittoria a settembre con un suo libro che non ha venduto nessuna copia, perché era un libro, diciamo così, sapete che ci sono le profezie autorealizzanti, quello era un libro autosfigante fondamentalmente, il libro in cui il ministro Speranza si faceva dei complimenti ha determinato da sì il rialzo dei contagi e purtroppo delle vittime. C'è nulla da sorridere sul fatto, no, che si è verificato, ma c'è in realtà qualcosa da insomma, un sorriso anche affettuoso diciamo di solidarietà umana verso questo Paperoga che ha dovuto gestire una catastrofe effettivamente piuttosto consistente, resa tale dal diuturno lavoro dei suoi compagni di partito nei 10 anni precedenti nello smantellare quello che restava della sanità pubblica italiana, quindi in qualche modo, insomma, non è che se la può prendere con il destino o con noi, se la deve prendere con i suoi. Comunque, vabbè, lui ha molto paura, poi l'altro, diciamo, ministro che a quanto pare è molto preoccupato è il più settentrionale della compagine, praticamente al nord del Garigliano ce n'è praticamente uno solo, per cui non è difficile individuarlo, ma al netto di questi due, insomma, già nello stesso PD, che tutto sommato, venendo da una serie di tradizione amministrativa, insomma, un po' di buonsenso ce l'ha, ecco,
quantomeno d'istinto di conservazione. C'erano enormi perplessità circa l'opportunità di queste misure, che avevano le caratteristiche proprio di, direi quasi di incostituzionalità, no? Nel senso che tu vai a penalizzare le persone che vivono nei piccoli comuni di montagna, che già penalizzi o sono comunque penalizzati per tutta una serie di motivi. Vabbè, non entro in questo, sapete tutto. Comunque, di fatto, questo era l'ultimo, speriamo che non sia il penultimo, perché non sono l'unico a fare, diciamo, sì, lo so che vuoi andare lì, carina. Dunque, ci sarebbe quella vecchia storia che chi esce da un parcheggio deve dare precedenza, però insomma la precedenza si dà comunque alla bellezza. Allora, speriamo che, insomma, le profezie autosfiganti non sono una caratteristica solo del ministro Speranza, quindi adesso vi dico che è stato sciolto l'ultimo nodo, poi magari arrivo a palazzo e si scopre che era il penultimo e riparte il cinema, ma insomma facciamo come se fosse l'ultimo nodo, il che però, diciamo, ci lascia con la... Se da un lato questa è una buona notizia per tutta una serie di cose che vi spiegherò, cioè verranno accolti alcuni emendamenti dell'opposizione, previa ovviamente aggiunta firma da parte dei membri della maggioranza, che quindi potranno far finta di aver pensato loro a delle cose cui non avevano minimamente pensato, tipico tema principe fra tutti quello delle bollette, ma anche altri temi. Resta, diciamo, da gestire a questo punto il percorso del fascicolo, perché naturalmente noi abbiamo, come avrete visto, tanto così di fascicoli, abbiamo circa 500, diciamo, fascicoli dallo spessore che sono intorno alle 400 pagine, 400 pagine di emendamenti al rilancio, 400 pagine di subemendamenti all'emendamento 1.1000, 400 pagine di subemendamenti al subemendamento 1.1000/3000, quindi per un totale comodo di qualcosa fra le 1200 e le 1400 pagine, quindi siamo probabilmente intorno ai 1500, forse di più, non li ho neanche contati emendamenti, onestamente non li ho contati. Come sapete, da noi non c'è il meccanismo della segnalazione, da noi al Senato, mentre alla Camera sì. Questo significa che non è stata fatta una previa scrematura. Come centrodestra noi desidereremmo che venissero votati solo 3 emendamenti su 3 temi, che sono i costi fissi, gli oneri di sistema, insomma le bollette sostanzialmente, il costo delle bollette. Quella simpatica storia per cui noi diciamo ci paghiamo le energie rinnovabili, insomma, finanziamo l'acquisto di pannelli solari da paesi diversi dal nostro, mettiamola così, ma insomma, vabbè. E quindi, come ben sa chi, come per esempio tanti negozianti, ma anche tanti studi professionali, insomma, ma anche tanti, insomma, il grande mondo, diciamo, delle utenze di quel tipo lì, in un periodo come questo si è comunque continuato a pagare anche indipendentemente dal consumo, quindi lì vorremmo venire incontro alle regioni che, avendo dovuto disporre delle misure, disporre delle misure restrittive o più restrittive rispetto a quelle del governo, hanno anche assistito i loro cittadini con dei ristori, e quindi occorre che in qualche modo sia garantita loro della finanza. E abbiamo e poi c'è un altro tema, che è quello del trasporto pubblico, su cui vorremmo intervenire, perché capite bene che diciamo, se quello del contagio è un problema, e verosimilmente lo è, il trasporto pubblico è, diciamo, un'occasione prossima di contagio, mettiamolo così. A noi quindi basta votare queste 3 cose, per cui potremmo anche cavarcela in un quarto d'ora. Il problema è adesso capire, nella gestione complessiva del fascicolo, che cosa fare con gli emendamenti che non votiamo, se trasformarli in ordini del giorno, cioè impegni al governo, capire chi farà la dichiarazione di voto su cosa, sostituire i membri delle commissioni che eventualmente fossero dovuti ritornare al loro collegio,
ragionare sugli emendamenti della maggioranza per capire a nostra volta quali sono sottoscrivibili addirittura o quali invece sono votabili o da quali magari ci asteniamo o addirittura votiamo contro. E adesso che diciamo il campo si è circoscritto, che diciamo così il clima è diventato collaborativo, appunto rimane il problema di capire cosa fare. Se il campo non si fosse circoscritto sarebbe tutto più difficile, ma anche più semplice, perché si saprebbe che si va in aula senza relatore, si saprebbe che non si vota nessun emendamento, cioè nel senso che si va in ordine di fascicolo a votare cose di cui frega niente a nessuno per far finta di lavorare fino a che il tempo non scade, e quindi a quel punto diventa una performance ginnica, nel senso che stai lì cercando di vedere chi è che si stanca per primo, insomma, che non è un insomma vabbè modo anche un po' puerile di impiegare il tempo. E però il vantaggio di questo modo puerile di impiegare il tempo è che, appunto, essendo puerile non ti richiede molte energie intellettuali, non hai bisogno di ordinare il fascicolo, vai in ordine, eccetera, eccetera. Quindi adesso abbiamo una riunione un'ora e mezzo prima della seduta, io sto andando con il nostro capogruppo Massimiliano Romeo, che in quanto capogruppo diciamo è il titolare dell'indirizzo politico, poi i capigruppo delle commissioni quinta, che è la collega Roberta Ferrero, e sesta, che sono io, credo anche il vicepresidente della commissione quinta, che è la collega Erika Rivolta, e andiamo lì con questi faldoni e cerchiamo di capire quello che c'è da fare. E questo è il percorso del decreto ristori, che quindi forse va in aula. Sulla legge di bilancio, sulla legge di bilancio è che è uscita fuori quest'altra cosa spettacolare del fatto che le associazioni devono aprire la partita IVA perché noi saremmo in infrazione di non so quale direttiva europea. E qui c'è un tema abbastanza rilevante, che è capire come vengono gestite queste infrazioni. E io do quasi per scontato, adesso non è che potrei anche fare un paio di telefonate, sinceramente preferisco non farle per carità di patria, insomma, che in Germania le associazioni, la partita IVA, non ce l'abbiano. Non lo so perché, ma qualcosa mi dice che esattamente come lì più di metà delle banche sono pubbliche, mentre da noi nominare, diciamo, anche semplicemente evocare la prospettiva di avere degli istituti di credito, vabbè, cioè Monte dei Paschi di Siena di fatto lo è, ma per questo porta una specie di lettera scarlatta, ma lì è la normalità, cioè io non capisco, vabbè, comunque. Continuiamo a farci del male, adesso penalizziamo anche il mondo delle associazioni, che sono, se vogliamo considerarle una risorsa. Io, come ricorderete, a suo tempo ne fondai una e fu uno strumento che aiutò molte persone a prendere coscienza, fu uno strumento che servì a organizzare dibattiti, a far crescere consapevolezza, quindi io sono affezionato a quel mondo, ma non parlo, diciamo, a titolo personale in questo caso, perché come sapete, siccome la politica corrompe tutto ciò che tocca, secondo i morituri dei 5 Stelle, che ci leveremo di torno presto, naturalmente io ho dovuto, diciamo, rinunciare a Satana e a tutte le sue tentazioni, incluso essere membro di un'associazione, perché di fatto non c'è diritto costituzionale di cui questi tristi figuri non abbiano fatto carne di porco, incluso il diritto di associazione, ma insomma non fa niente, la storia farà carne di porco di loro e così tireremo una riga e i conti saranno, diciamo, pareggiati. Allora, anche lì, per esempio, c'è da capire che cosa, perché c'è l'articolo, se non erro, il 108 della legge di bilancio, con cui noi rimediamo a questa infrazione, ma vabbè. Poi ci sono in legge di bilancio, noi, diciamo,
stiamo portando all'attenzione della maggioranza è il fatto che abbiamo fatto una mostra di disponibilità votando lo scostamento, e la risoluzione sullo scostamento, che era quella della maggioranza, parlava di un cenno di attenzione verso gli autonomi, intesi non come quei simpatici figuri che andavano in giro con la chiave inglese in tasca quando ero giovane io, ma come quelle persone che sono tutto sommato, per le professioni, per i servizi che quelli di cui si occupano e per abbastanza l'asse, diciamo, se non la spina dorsale, quantomeno alcune vertebre della nostra economia. Allora, noi abbiamo in mente una misura molto semplice per venire incontro a queste persone, una misura che ha dei costi, il governo dovrebbe venirci incontro, anche lì ne parliamo quando ce l'abbiamo. Suppongo anche lì che i giornaloni titoleranno a grande successo del governo, grande. Cioè, la verità è che vi assicuro, nella maggior parte dei casi, questo è quello che mi stupisce, perché alla fine io sono un pivello della politica e anche un pivello, per esempio, della materia fiscale o previdenziale, che peraltro non è la mia, essendo che in Commissione Finanze mi occupo più di banche specificamente, lasciando la materia fiscale ad altri colleghi, ma ci sono delle cose che onestamente capisco anch'io, e se le capisco anch'io non riesco veramente a credere che non possano capirle loro, eppure a tante cose non ci hanno proprio pensato, e devo dire che questo li ha messi abbastanza in difficoltà di cui naturalmente i giornali non vi riportano, perché i giornali sono rigorosamente schierati, questo lo sapete. Vabbè, quindi adesso con la giornata di oggi dovremmo chiudere, dopo questa riunione preliminare fra noi e forse anche due chiacchiere con gli altri, dovremmo chiudere l'esame degli articoli e verosimilmente, se le cose vanno bene, anche conferire il mandato ai relatori. Non so se ci saranno dei relatori di minoranza. Adesso potrebbe essere che lo si voglia prevedere per, diciamo, sottolineare questo clima di concordia. Se proprio devo dirvi, visto che non ci ascolta nessuno, io me la risparmierei anche, ma se mi viene detto di farlo lo farò. Perché in quanto capogruppo di commissione mi tocca, insomma, ecco. E dopo abbiamo sabato, domenica e lunedì pomeriggio si riparte, questa volta non dalla commissione ma dall'aula, con la mozione sul Natale, sulle limitazioni previste per Natale, quelle che ieri il nostro sovrano Luigi XVII, direi, Borbone ovviamente, che il nostro sovrano Luigi XVII ci ha annunciato che avrebbe alleviato. Altre cose in questo momento non mi vengono in mente, se non la solita sottolineatura circa la qualità veramente sorprendente dei referti, diciamo, di stampa che parlano del recovery fund. Qua si continua a parlare di 209 miliardi che arrivano, ma io vorrei che mi mettessero, diciamo, di fronte uno di questi geni, perché vorrei che mi rispondesse una precisa domanda. Cioè, quando si dice arrivano 209 miliardi, si sta dicendo che l'Italia nel prossimo ciclo settennale di bilancio sarà beneficiaria netta di 209 miliardi, il che significa, visto che 7 per 3 fa 21, di 30 miliardi di euro l'anno? State dicendo, quando dite che arrivano 209 miliardi, che l'Italia si metterà in tasca
30 miliardi netti l'anno? State dicendo questo? Ecco, quando avete qualcuno di fronte che vi parla di 209 miliardi, fategli un po' sta domanda qua e vedete che cosa vi risponde. Vorrei dirvi che questa è la domanda che permetterebbe di discriminare a valle, ex post, diciamo, un cialtrone da una persona per bene. La verità è che noi lo sappiamo ex ante che roba è chi dice 209. Una persona per bene? Bah, non lo so, vedete voi. Quindi qui è chiaro che siamo di fronte a una, diciamo, colossale mistificazione. Naturalmente nessuno dei tanti demistificatori di professione, gli amici, vi ricordate, dell'onorevole Boldrini o i membri dei vari comitati contro le fake news, fa notare un dettaglio banale, cioè che il bilancio dell'Unione Europea è a saldo zero, con le conseguenze che sapete già. Non vorrei però che questo possa sembrarvi in contrasto con un altro aspetto, cioè gli appetiti che questi 209 miliardi che non ci sono stanno suscitando, perché i livelli di lettura dei 209 miliardi sono due. Io vi parlo del livello macroeconomico, siccome 209 arrivano e 209 partono, dal punto di vista macroeconomico, se non 209 ne partono 206, non lo so, vabbè. Insomma, non entro a questo punto in questo conto dove i miliardi vengono menzionati a centinaia, unità di miliardi sono pulviscolo, per quanto ciò possa sembrare paradossale, ma non entro in questo. In questo, dal punto di vista macroeconomico, per il paese l'unico beneficio potrebbe essere quello finanziario di poter anticipare qualche spesa se i soldi arrivassero tempestivamente. Non arriveranno tempestivamente perché arriveranno a fine dell'anno prossimo, ma insomma ci potrebbe, però diciamo il beneficio finanziario netto è nullo. Però attenzione, questo vale a livello macroeconomico, non vale a livello dei singoli agenti di questo simpatico teatrino. Per esempio, gli appetiti, l'ingordigia scomposta, in qualche senso anche ributtante, di tutta una serie di protagonisti, inclusi insomma del nostro mondo politico, si giustificano con il fatto come sapete, buongiorno. Se per il paese nel complesso il risultato netto sarà nullo, resta sempre il fatto che questi soldi qualcuno li spenderà e qualcun altro li ripagherà. Come? Con le solite cose che sapete, ma anche ognuno di voi ogni giorno ripaga dei fondi europei. Non sapete come? Ve lo dico subito. Qualsiasi cosa voi compriate che non sia esente da IVA, quindi praticamente tutto, dal caffè che vi prendete al bar, a qualsiasi cosa, determina un gettito IVA di cui una parte va a finanziare l'Unione Europea. L'IVA fa parte delle risorse proprie. Quindi ognuno di noi ogni giorno ecco, arriva il rompicoglioni. Ognuno di voi ogni giorno finanzia l'Unione Europea. Siatene fieri se vi piace, siatene fieri anche se non vi piace, tanto non potete farci niente e, come vi ho detto, quando si è sconfitti è meglio essere sconfitti con dignità. Allora, vediamo se si riesce a risolvere il complesso problema di parcheggiarsi qui ora che la liberazione, diciamo, ecco, bravo. È meraviglioso, io adoro quelli che appena ingrani la marcia indietro si mettono dietro.
Allora, tanto per non far nomi, diciamo, Renzi ovviamente vuole la sua fetta di soldi da spendere e non è che gliene importi più di tanto e vuole fare, non so, l'autodromo di Rignano, non lo so, insomma, non lo so cosa vuole fare, insomma, vuole come penso ogni politico, diciamo così, appartenente a una certa tradizione desideri in questo momento, vorrà che le opere finanziate eccetera eccetera siano destinate a imprenditori magari più di un certo tipo che di un altro tipo eccetera, tutta sta roba qui, perché loro sono dal lato di quelli che prenderanno i soldi che arrivano e non sono dal lato di quelli che ripagheranno i soldi che partono. Dal lato di quelli che ripagheranno i soldi che partono ci siete voi, perché vedete, tutte le imposte che verranno destinate a rifondere la commissione affinché essa possa a sua volta rifondere i mercati che le hanno prestato i soldi che poi la commissione presta a noi, perché il giro è questo, sono tipicamente imposte che vengono traslate sul consumatore. Lo è l'IVA, che viene traslata sul consumatore, lo è la plastic tax, lo sarà la web tax, eccetera, eccetera. Quindi voi assisterete a questo singolare fenomeno per cui in un contesto deflattivo i prezzi delle cose che comprate voi però crescono e pagherete quotidianamente in comode rate, neanche mensili, direi orarie, no? Perché ogni ora uno compra qualcosa. Io adesso vado a fare un regalo di Natale, poi prendo un caffè, poi salgo su al gruppo, poi scendo, prendo un altro caffè, poi passo un attimo a un negozio che mi devo prendere un paio di pantaloni, e così. Quindi io oggi in almeno 4 rate rifondo, no, l'Unione Europea, e così sarà per voi. Quindi mi sembra abbastanza chiaro che anche se non ve ne accorgete impercettibilmente, perché viene diffusa su una platea di 60 milioni di consumatori, tutti voi andrete incontro a questo singolare fenomeno di farvi raccontare che pioveranno i miliardi dal cielo e di trovarvi alla fine di questi 7 anni, molto probabilmente, ancora del 4% sotto il PIL del 2007. Segnate, perché se saremo del 4% sotto il PIL del 2007 alla fine del ciclo, cioè nel 2027, secondo me sarà addirittura un gran risultato con queste premesse e con il quadro complessivo, considerando che nel conto di questo quadro settennale di programmazione finanziaria, cioè nel prossimo settennio di bilancio europeo, noi abbiamo anche da mettere in conto ovviamente una crisi finanziaria gestita ovviamente con le regole europee e quindi adesso anche con l'attivazione del MES. Quindi, no, ma voi segnateveli un po' di titoli di giornale, metteteli da parte, perché per esempio quando io adesso vado alla ricerca di titoli di cui mi ricordavo entusiasti rispetto all'unione bancaria, sapete che è molto difficile trovarli? Perché esiste il diritto all'oblio e naturalmente hanno cancellato molte tracce delle fregnacce che hanno detto in passato. Approfittate di adesso per segnare titolo, giorno, testata, nomi, cognomi, no? Poi ovviamente il titolista non è l'autore, ma insomma direttore responsabile, perché stanno mentendo. E questa è una cosa, diciamo così, di cui una responsabilità politica, morale e direi economica, nel senso che perché continuare a finanziare chi ci mente? No, non ha minimamente senso. Bisognerà che una responsabilità di questi tre tipi, ripeto, morale, politica, economica,
venga finalmente riconosciuta e assunta, altrimenti qui non se ne esce se non si comincia a fare un po' di pulizia con gli strumenti della democrazia, con gli strumenti del mercato, di chi inquina così gravemente i pozzi. Bene, ma questa è una cosa che vi ho già detto, però ve la ripeterò, perché per ogni volta che sentirò dire arrivano 209 miliardi, vi farò un breve pistolotto di un quarto d'ora, poi basteranno 10 minuti, poi ne basteranno 5, poi ne basterà uno. Ecco, in questo momento passa di fronte a me uno dei colleghi che nel 2015 si era pronunciato contro l'unione bancaria, e diciamo che è una soddisfazione essere in squadra con loro. E anche per darvi gli argomenti, per suscitare qualche dubbio nelle persone che invece sono così fiduciose nel fatto di ricevere un'informazione corretta e che quindi magari pensano che tutto sia finito, che sia passata la grandine, e tolgono i teli da sopra gli alberi senza sapere che invece questo è proprio il momento in cui bisogna stare molto attenti e molto coperti. Bene, vi lascio perché mi aspettano e io detesto far aspettare le persone. Arrivederci.